Ed eccoci qua al San Secondo di Pinerolo per la partita quarta di campionato, San Secondo Check. Ancora non abbiamo neanche un punto, comunque cercheremo di oggi di sfatare questa. Però vedo che i nostri, quella la vedo male, perché non sono abituati su campi del genere, i nostri giocano di fino, quindi non è... Di solito è il contrario, adesso succede cosa... bene, buon auspicio, allora, dai, comunque, va bene. Dai. Dai, uomo! Sì, arbitro! Uomo! Dai, chi c'è? Uomo! Uomo! Madonna! Bravo! Occhio! Bravi! Bello! No! Grande Raffa, dai! Bravo, Raffaele! L'ho sentita io! Calmo, bravo! Fatti vedere, Fabio! Dai, Raffa! Vai te! Ma aspetta, già! Di qua! Bravo! È tua, Dai, Fabio! Metti sto piede, cazzo! Bravo, Raffaele, dai! Fallo. No! Esagerata! No, questa non è la mia! Guarda! Bravo! Dai! Mamma mia! Che cazzo fai? Non mettere dentro quello! Ma dai! Bravo Giuseppe! Vai, Emi! Bravissimo Lori! La scappa Lori! Guarda lì! Vai! Bravissimo! Bravo! Qui abbiamo anche il terrore quando arrivano verso di là. Sì, è vero. Bravo! Terrone maledetto, dai! Dai, Terrum! Dai, Terrum mangia sapone! Vai, Sam! Vai, Sam! Tuo, tuo! No, non fatelo tirare! Minchia, no! No! Bravo! Mamma mia, che paratone! Bravo! Dai! Che sei la regia? È il fuorigioco! A Fabio! Cambia, Ale! Bravissimo, Ale! È tua, Tira! Porco! Tira! Dai che entra! No! Bravo! Bravo! Dai! Ma sei partito dietro! Basta animale! Ma sbuttalo fuori! Buttalo fuori! Sta bestia! Ma bestia! Ma pensa a te! Rosso, bravo, mandalo fuori! Io Giuseppe! Ma perché? Ma come? Quella ha preso il fallo? Perché ha reagito. Non dovevo fare la reazione. Doveva stare... Fuori gioco, arbitro! Forse Fabio, no? Eccolo! Ma cosa è? Ma cosa è? Ma è fuori gioco! Dai, fuori gioco! Ecco! Mica che fuori gioco da paura! 4 metri di fuori gioco! Adesso va!
presa. Me la stava prendendo. Bravi. Dai, dai. Salite, porta salite. Palla. Bravo Giuse. Vostra Giuse. E fuori. E gol. No, ma che cazzo fischio? Ha segnato! Ha segnato, l'ha toccato, arbitro! Dai, gol, gol, gol! Gol, bravo arbitro! Gol! Dai, prendete sta palla, dai! Allora, l'ennesima partita finita male per noi, pur giocando bene. Perché i ragazzi hanno perso le staffe, spingi tu che spingo io e alla fine è finita un po' maluccio. Però il gioco si è visto, i ragazzi stanno migliorando pian pianino e ci vuole il tempo che la squadra si amalgami. Tutto qui. La partita è andata come è andata, l'arbitro ha esagerato secondo me negli interventi, beh, la partita è andata di conseguenza, noi abbiamo provato a fare del nostro, abbiamo provato a ribaltarla, abbiamo provato a metterci in campo anche nel secondo tempo, a entrare come nel primo e abbiamo provato a porci a casa la partita, ma purtroppo è andata come è andata. Però avete giocato bene. Dai. Abbiamo giocato bene, abbiamo fatto un buon primo tempo, il secondo è andato appunto come ho detto per colpa un po' dell'arbitro, un po' per colpa nostra perché ci siamo arrabbiati, è andato un po' male, però speravamo nel primo tempo di porci a casa il risultato, ma è andata come è andata. Ciao. È andata bene, il primo tempo potevamo sicuramente finire in pareggio, un gol, anzi più di un gol in fuorigioco e poi niente, l'arbitro, non c'è niente da dire sull'arbitro. Ha sbagliato secondo te? Ha voglia. Dove? Tanti gol, fuorigiochi, gialli, rossi, Adamato ha dato un rosso inesistente. Stasera poi vediamo se era da fuorigioco, eh? Abbiamo la telecamera. Va bene, ciao, grazie. È stata una partita falsata a causa dell'arbitro, però siamo stati bravi e abbiamo dominato per 90 minuti, c'è poco da dire. Dovete fare qualche tiro in porta in più, diciamo. È vero, quello è vero, però per 90 minuti loro la palla non sanno di che forma è fatta. La partita difficile, come hanno detto tutti i ragazzi, via dell'arbitraggio, gol che dovevano essere annullati non sono stati annullati. Abbiamo giocato bene, però campo non dei migliori, molto disconnesso, irregolare, sotto la porta c'era il fango. Bei gol, belle azioni. Peccato per il risultato e peccato per l'espulsione di Alessandro, che quando uno si scalda dice di aver ricevuto uno sputo, poi la situazione è degenerata. Però ragazzi, adesso non ho sentito quello che vogliono fare, per anche il conto dei cambi, forse c'è stato un cambio di troppo, vedremo cosa fare. I ragazzi hanno giocato bene, devono imparare a stare zitti per in campo. Troppe ammonizioni, troppi errori di rabbia. E niente. Il tuo commento sulla partita? Il mio commento? Potevamo ribaltarla, però alla fine abbiamo perso la testa e non ci siamo più stati in campo. E la tua prestazione? La mia prestazione, ho cercato di dare il massimo e ho fatto quello che ho potuto. Ti trovi bene a destra o preferiresti a centrocampo? Mi trovo benissimo a destra. Destro, giochi sulla sinistra? Destro, sinistra, dove mi mette il mister, mio bello? È stata una partita che dispiace perché potevano arrivare i primi punti della stagione, però non bisogna demordere. Abbiamo fatto una prestazione che poteva essere migliore, poi non è andata comunque così male. È stata falsata comunque per colpa dell'arbitro, dell'arbitraggio secondo me non propriamente corretto, però comunque possiamo fare meglio. Allora, la partita l'abbiamo interpretata abbastanza bene per i primi minuti, siamo partiti carichi, però ci siamo demoralizzati dopo comunque gli errori arbitrali e i primi due gol. Da lì ci siamo spenti un po', ma al fine del primo tempo il mister ci ha saputo dare la giusta carica e abbiamo risuonato gli altri due gol. Purtroppo però non siamo riusciti a pareggiare o comunque portare a casa un punto dei tre punti che ci servivano. Comunque per la mia prestazione non credo di aver giocato troppo male, credo di essermi rifatto dalle scorse che non sono riuscito a dare il top. E testa al campionato e vediamo di fare sempre meglio. Grazie. Questa partita ho fatto il capitano, è un po' inaspettato perché me l'ha detto all'ultimo il mister, però ho cercato di fare il mio meglio e è andata un po' male.
Parlando della partita, siamo stati... abbiamo iniziato un po' male, non tenevamo... il centrocampo era un po' assente, però beh, abbiamo fatto delle belle azioni che non abbiamo concretizzato. Poi grazie al gol di Fabio ci siamo un po' ripresi. Chiaro che gli errori arbitrali hanno un po' influito sulla gara. Adesso noi ovviamente pensiamo già alla prossima partita che vinceremo. E niente, poteva andare meglio. Adesso abbiamo parlato con l'arbitro, siamo scusati per il nervosismo, perché è stata una partita un po' nervosa, come si è visto dall'espulsione dei cartellini. Adesso ho capito che è un bel ragazzo, niente, si va avanti e la prossima vinceremo. Andiamo giù di là, però. No, vieni qua, hai segnato, però dai. Si vergogna, dai. Che è successo? Che dire? Che fai, scappi, ti allontani? No. Che dire? Ho sbagliato gol che mi vergogno, però ho riaperto la partita. Ho riaperto la partita, ci siamo rianimati. Poi secondo tempo c'è stato l'arbitraggio che lasciamo perdere, un rigore che non c'era manco se vabbè, non c'era. E basta, questa potremmo vincere, colpa dell'arbitro, punto e basta. Abbiamo giocato bene per quello che abbiamo fatto. Taglio sto pezzo. Abbiamo giocato bene, abbiamo iniziato di essere, secondo me eravamo superiori agli avversari per quanto per livello di gioco giocato, di tecnica messa in campo. Il risultato però non ci premia, non ci vede vincitori, per quanto riguarda gli episodi, i diversi episodi della partita che hanno condizionato un po' il risultato, e niente, cioè, questa partita qui era solo da vincere e basta, non ci sono alibi, non ci sono scuse, dobbiamo portare i 3 punti a casa e non l'abbiamo fatto, perciò testa la prossima, guardiamo avanti, ci rialziamo e andiamo a vincere la prossima, dai, ciao, buona serata.